Marpioni del food porn, benvenuti a questa nuovissima ricetta. C'è sempre il nostro mostro qua, la nostra impastatrice invincibile. Oggi faremo, per veri candela lover come me, i cinnamon roll. Vi chiederete anche perché ho questo cappello princess. Comunque lo comprai in Portogallo, era l'unico cappello che trovai da un negozio, quello con la vacca, quello di, che vende tutte cose strane, tipo pullover per il pene e cose. Ti giuro che li vende. E comunque un negozio molto strano, c'è una vacca gigante, un muccone bianco e nero all'esterno. E trovai questo cappello, l'unico che trovai, comunque me lo comprai perché mi serviva il cappello a portare, faceva un cazzo di freddo e veramente c'era vento, 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 sapete che perché mi sono Va fatto bene, tutta già. la gente. Comunque, torniamo a noi, faremo i cinnamon roll, ragazzi, i cinnamon roll. Il mio dolcetto lievitato alla cannella preferito, l'ho fatto in quarantena e lo voglio portare anche su YouTube perché ho modificato la ricetta e secondo me è ancora più buono. E niente, partiamo dall'impasto con il nostro mousse EP Bake. Non dirò che ragazzi ti ammazzo. Evito. Cosa? Non dirò che ragazzi. Non mi piace dire ok, Ho ragazzi. capito. Ok, ragazzi. Allora, partiamo con del latte, latte freddo, latte intero. Prendiamo il nostro lievito di birra fresco e ce lo sciogliamo dentro. Se usate il fresco, raga, la metà delle dosi che vi metto in descrizione e praticamente lo mettete nella farina. Questo è il procedimento con il lievito fresco. Andiamo con la farina 00 media, né forte né debole, ha un 12 grammi di proteine. Abbassiamo la nostra passatrice e via, partiamo. Ok, ogni tanto raga ci aiutiamo con una leccarda, diciamo a smuovere un poco di impasto e continuiamo. Mettiamo un ovetto. E ripartiamo. Mettiamo lo zucchero. Aggiungiamo il burro un pezzettino alla volta, un burro anche freddo va bene o a temperatura ambiente. Un pezzettino alla volta è quando viene assorbito il nostro primo pezzettino, aggiungiamo il secondo. Ti stai riprendendo? Sì. Raga, manca l'ultimo pezzettino di burro, ma guardate come sta venendo bello il nostro impasto, vedete? Si sta aggrappando Con tutte le sue su forze. tutto il nostro gancetto. Guardate che bello, è morbidissimo già. Manca l'ultimo pezzo di burro e abbiamo finito. Ok, raga, impasto terminato. Quanto è bello, vieni a vedere. Guardate quanto è bello. Mamma mia, è proprio invincibile. Lo leviamo e lo mettiamo sul nostro banco di lavoro. Sapevo fossi Spider-Man. Sì, le ragnatele. Ok, raga, una volta levato l'impasto, ci facciamo un po' di pieghe e rimetterlo a posto, diciamo così. Facciamo una bella palla, qua. Lo mettiamo a riposare, a lievitare, facciamo lievitare mezz'ora a temperatura ambiente. Mentre il nostro impasto lievita, andiamo con la cannella e lo zucchero di canna. Questa sarà ovviamente la farcitura dei nostri cinnamon roll. Mischiamo per bene e colorare per bene il nostro zucchero di canna. No, mi è arrivata una zappata Mamma, che bello, bravo. Adoro. Allora, vediamo che è successo al nostro impasto. Allora, bello morbidoso, ci piace. Ok. Poco di farina sul nostro piano di lavoro. Ah, il nostro impasto. Ce l'ho. Schiacciamo un po', raga, che non ci serve.
tanta aria all'interno. Che mani grandi che è. Diciamo, devi impastare meglio. Una volta schiattato un pochettino con un mattarello, iniziamo a stendere il nostro impasto, che dobbiamo fare una sorta di pettola di brioche. Uscirà un sacco di aria, raga, a voi non interessa, perché comunque il cinnamon poi dopo lo rimettiamo a lievitare, eh. Ecco qua. Ci osteniamo bene, 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 raga, deve essere bello steso. Una volta steso per bene, ce lo spennelliamo con del burro fuso, non caldissimo, raga, mi raccomando. Iniziamo a mettere lo zucchero cannellato che abbiamo preparato prima, raga. Mettiamolo bene. E abbondiamo, perché raga, sennò che cinnamon rolls uno. Ok, raga, lo arrotoliamo dal lato corto, più stretto possibile. Ok, eccolo qua ragazzi, il nostro rollo gigante alla cannella. Adesso ci tagliamo le estremità e proseguiamo. Ecco. Tagliamo le estremità. Quanto è forte quel coltello? Mamma mia. Ragazzi, io li faccio belli alti, perché poi vanno schiacciati per stringere i giri. Quindi vedete, mi faccio un po' di guide e poi lo andrò a tagliare. Allora, lo tagliamo come se fosse il sushi, metà e metà. Potete usare un coltello super affilato oppure uno spago. Con lo spago. Ho sempre paura che ti tagli le dita. No, no, sono potente. Il coltello è potente in me. Guarda come sono carini. Il nostro cinnamon. Vedete, ora ce lo schiantiamo per bene. Non ti mettere paura, già. Eccolo qua. Ma è carino, ipnotico. Mettiamo su un ruto foderato di carta forno, dovrà crescere ancora per una mezz'oretta. Lo facciamo così per tutti gli altri, così diciamo che li facciamo dello stesso spessore e si stringono i giri all'interno, stessa altezza, vedete? È un drago. Ma chi su? Ok raga, lo potete fare sia in mano sia direttamente sul foglio. L'importante è che sia la stessa altezza. Adesso li mettiamo a lievitare in forno per una mezz'oretta con una lampadina accesa oppure con una pentolina di acqua bollente all'interno per fare umidità e fare calore. Ok raga, passata un'oretta praticamente, non 30 minuti perché fa abbastanza freddino. E guardate qua, sono diventati belli cicciottelli. Vi voglio far vedere una cosa. Potrebbe staccarsi un pochettino questo, voi lo pizzicate. Questo movimento. Pac, pac, pac. Così non avete problemi che si apre in cottura. Ok? Allora adesso ragazzi, riscaldiamo il forno a 180 gradi statico con un pentolino di acqua bollente all'interno per fare umidità. E prima di infornare ci facciamo una spruzzata di acqua per inumidire i nostri cinnamon roll, così restano più morbidi e li spruzzeremo anche all'interno del nostro forno. Ok, perfetto, andiamo a infornare. Vedete il pentolino d'acqua? Vai! Mentre cuociono ci prepariamo la glassa, zucchero a velo, acqua a temperatura ambiente, iniziamo a sciogliere. Deve venire bella densa, ragazzi. Ok raga, un po' di formaggio spalmabile, la Philadelphia va benissimo, e miscelate. Eccola qui ragazzi, la nostra glassa per i cinnamon roll, metà Philadelphia, metà zucchero a velo e un po' di acqua.
raga, mi attacco su. Wow. Ciao. Ok, raga, ecco qua i nostri cinnamon roll appena sfornati. Guardate, bello. Lollo dietro. Guardate che bello, raga. Oh, morbido. Profumatissimo. Attenzione! Mamma mia, che belle. Guardate gli strati, guardate che bella lievitazione. La sofficezza, top. Raga, momento porn. La glassa, importantissima, raga, nel cinema. Si copre tutto. Così. Mamma mia, raga. Tutto piatto. Spettacolo. Oh yes. Questo. O questo. Tutti e due, ragazzi. Tutti e due. Guarda che bello, raga. Top. Molto bene. Signor Wiltord, vediamo che abbiamo fatto. Cosa hai fatto? Ma no. E beh. È disumano. Mette dentro il cannello giusto. No. Ma noi. State qua, raga. Ma che spettacolo questi cinnamon. Dovete farli. Sono leggerissimi, super fluffy e super cannellosi. Scusate, ero andato dietro per fare la zoomata. Tutto a posto. Spettacolo. Dicevo. Bene. Grazie per aver guardato il video. Grazie a te per farmi ingrassare. Alla prossima ricetta. Mettete like, ovviamente. Iscrivetevi al canale. Replicate, mangiate, commentate, condividete. La campanella serve, quindi usatela. Ciao Marpioni! Ciao! Buon cinema! Buonissimo!